Ecco qui le immagini dal campo di Martorano di Cesena, il centro dove disputava le partite la squadra del Romagna, che ora appunto è sostanzialmente il Cesena. Nel Pineto di Amaulo, Fargione tra i pali, linea di difesa con Della Quercia, Pomante, Orlando e Pietrantonio, Camplone, Fortunato e Marianeschi in mezzo, in attacco Villanova, Pedalino e Mancini, vanno in panchina Tomassini e Amadio, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Succede poco nel primo tempo, la partita si accende dopo la mezz'ora. Al 32esimo abbiamo visto la parata di Pazzini su Fortunato, poi al 35esimo Marianeschi per Villanova, da questi a Mancini che salta Pazzini ma non trova il tempo per battere verso la porta. Al 38esimo la risposta della Savignanese con Longobardi che si muove benissimo in area, dribbla Pomante, anticipa Pietrantonio, il suo diagonale fa la barba al palo, e siamo nella ripresa. All'ottavo minuto il Pineto va vicino al gol con questo tiro cross velenoso di Pietrantonio. C'è anche del vento che spira a Martorano, come avete visto anche dagli alberi, e qui se la cava Pazzini, e questo è il gol del vantaggio. Al 12esimo angolo di Turci, svirgola Marianeschi, sotto porta Manuzzi, Francesco Manuzzi, tocca la svirgolata di Marianeschi e c'è dunque il vantaggio della Savignanese, che al 15esimo, dunque 3 minuti dopo, avrebbe questa opportunità con Bandi, che però sotto porta non riesce a colpire il pallone. Il Pineto attacca nella parte finale, c'è una punizione al 26esimo di Fortunato respinta da Pazzini, ci sono anche dei cambi che fa Amaulo, e qui siamo all'azione del pareggio. Pomante la inizia, poi Cercelluti, Fortunato traversa, Pomante, gol. Arriva il gol del pareggio, la firma è di Marco Pomante, che regala al 92esimo l'1-1 al Pineto. Non un grande risultato se vogliamo, ma almeno la sconfitta evitata. Poi rivedremo Pomante, era nel cerchio di centrocampo quando ha dato il via l'azione, e poi la va a concludere da grande capitano, salva il Pineto da una sconfitta.